Poco più di un anno fa, nel Parlamento della nostra nazione, è stata consegnata una relazione tecnica da parte del commissario straordinario al debito di Roma, che ha affermato nero su bianco che Roma ha 22 miliardi di deficit. 22 miliardi significa una manovra finanziaria degli anni lacrime e sangue, cioè una manovra finanziaria gigantesca. Allora, se Roma ha 22 miliardi di deficit, di cui nessuno parla, compreso l'ultimo sindaco, il sindaco Marino, evidentemente è sbagliato il modello economico su cui si è basata questa città, cioè il modello economico della speculazione immobiliare, il modello economico di costruire in tutte le parti dell'agro romano a cui poi la collettività deve portare i servizi di trasporto, le scuole, l'acquedotto e le fognature, ha dato prova di aver portato al fallimento della città. E allora una nuova amministrazione che dovrà nascere sulle ceneri di questo fallimento conclamato, clamoroso e mortale per la città, perché stiamo tagliando i servizi, sarà quello di dire basta a questo modello di cementificazione che ha portato alla distruzione della città e invece ricominciamo a rendere bella la periferia romana, che è la più brutta d'Italia.